Bye bye supersportive, oggi sono loro, le regine del mercato, le moto più richieste e più apprezzate dai motociclisti e ovviamente dai lettori di moto.it. Nei commenti delle singole prove ce l'avete chieste, ci avete chiesto una comparativa dei modelli oggi più gettonati. Le abbiamo qui per voi, abbiamo la BMW R1200 GS che è la regina del mercato e a febbraio ha fatto numeri di vendita incredibili anche con la versione Adventure. Poi abbiamo la KTM 1190 Adventure che è la prima moto dotata di un sistema di stabilità elettronico, l'MSC. E infine l'ultima arrivata, la Suzuki V-Strom 1000. Questi giorni le abbiamo provate in lungo e in largo, sono state messe sul banco per capire qual è la loro potenza effettiva, abbiamo testato le moto su strada per capire i consumi su un percorso standard con lo stesso tester, il mitico tanchetto, e le abbiamo provate anche sui percorsi collinari, in autostrada, in città e per finire col fuoristrada. Oggi le vedete infangate non a caso. La BMW R1200 GS conquista per il suo grandissimo equilibrio che ha su strada, ha un motore portentoso con dei bassi davvero sostenuti, un'ottima erogazione, consumi bassi e il comfort che ne fa ancora oggi la regina della categoria. La KTM stupisce per caratteristiche che la pongono sul versante opposto, è una moto sportiva, si guida quasi come una supermotard, è leggera, aggressiva, però oggi ha anche un'erogazione più dolce rispetto al passato. In mezzo c'è la Suzuki, la V-Strom 1000. Che non deve sembrare strana in questa comparativa con 2002, perché ha un equilibrio su strada che le permette di andare allo stesso passo delle 1002, ma risparmiando un sacco di soldi al momento dell'acquisto. A livello di qualità però il risparmio è molto più contenuto, perché la moto ha delle doti stradali davvero interessanti. È solo 1000, quindi ha 200 cc in meno rispetto alle altre, ma su strada non perde assolutamente nulla. Sta al passo delle altre moto, abbiamo fatto anche delle prove di ripresa dai 120 orari e prende davvero pochi metri dalle 1200 che stiamo provando con lei. Ha un grande equilibrio e soprattutto, cosa importantissima, costa meno al momento dell'acquisto. Siamo qui con le Maxi Enduro col mitico tester pizzaiolo di moto.it, Francesco Paolillo. Francesco, che ci azzecchi tu qua? In questo momento dico nulla perché sta piovendo, c'è un tempo veramente schifoso, però le moto sono divertenti e anche l'ambientazione non è male. Pensate che il traverso più bello oggi l'ha fatto questo disgraziato. Francesco, un commento a caldo, pronti via sulla BMW. BMW è la più comoda, sinceramente la più adatta al turismo, più stradale rispetto a una Suzuki che si è comportata anche bene sullo sterrato. Con un motore molto ma molto morbido. La KTM è una motard, è proprio da gas aperto su strada e tanto divertimento. Fin troppi cavalli. Poi abbiamo Marco Agosti, il mitico Ago, che più che un tester è uno stuntman. Marco, un commento a caldo, con te partiamo dalla moto che più ti si addice, la KTM. La KTM mi piace moltissimo perché si avvicina più al motard, che è un po' più il mio stile di guida, e ha un sacco di cavalli. Ha una ciclistica eccezionale, puoi piegare tantissimo, come puoi divertirti su uno sterrato, ovviamente non estremo, una strada bianca per divertirti. Ottima moto, veramente ready to race, come dice KTM. La sorpresa però è stato vederlo anche guidare alla grande la V-Strom. Ti ha stupito questa moto? Bella, una bella moto, una moto più paciosa sicuramente, morbida di sospensioni, ma comoda, confortevole, ti senti al sicuro, è meno aggressiva. Meno nel mio stile, però è una moto che va bene per tutti, davvero per tutti.